Valeria Montanari al clavicembalo, Eva Gubanska mezzo soprano e naturalmente lo straordinario Philippe Daverio. Rule Britannia, rule over the waves, l'inno d'Inghilterra. E ve l'ho fatto trasmettere apposta questa sera per due motivi. Perché alcuni smantrapati inglesi non hanno capito che erano europei, se ne sono andati in questi giorni. E a me un po' dispiace, devo dire la verità. Anche perché l'Inghilterra senza l'Europa sarebbe rimasta un'isola in mezzo alle nebbie, da qualche parte lì nel mare del nord. E deve gran parte della sua, in fondo della sua conformazione, della sua modernità al fatto di essere un prodotto d'Europa. Ci sono due tesi, una era quella di Carlo Magno, che ha fatto l'Europa piccola e in Inghilterra non c'è mai andato, ha fatto le basi di quella che poi è stata l'Europa del Trattato di Roma del 57. E l'altro era il generale De Gaulle, che in Inghilterra c'era stato per evitare di cadere sotto le grinfie dei nazisti, grande amico di Sir Winston Churchill, personalità formidabile, il quale però era convinto che l'Europa dovesse tenere l'Inghilterra fuori come una sorta di portaerei di garanzia, di rapporto con il mondo degli Stati Uniti, invece che l'Europa dovesse essere enorme e andare dall'Atlantico fino agli Urali, in modo da avere la nostra mezzo soprano a disposizione. Queste erano due visioni diverse. Di tutte queste, su queste varie visioni la discussione non si è mai chiusa, e sono molto felice questa sera di essere con voi e di parlarne di questo argomento, perché ho sempre pensato che se l'Europa dovesse essere solo quella della monetina detta euro, ne abbiamo tratti alcuni vantaggi, cioè non fossimo ancora con le lire, probabilmente il litro di benzina costerebbe 32.000 lire, abbastanza probabilmente. Dispiacerebbe, più tanto molti dei politici che sono contrari all'euro non fanno il pieno di benzina, non lo pagano loro, quindi il problema è marginale, ma noi che siamo normali cittadini che la paghiamo, in fondo ne abbiamo tratto un certo vantaggio. Però ho sempre pensato che l'Europa solo della monetina non avesse senso, l'Europa delle banche ancora meno, e che l'Europa vera sia quella delle culture, cioè ciò che fa l'Europa, ed è un po' il senso di queste nostre quattro serate, è un formidabile meccanismo di integrazione, di movimentazione culturale attraverso i secoli. E l'Inghilterra moderna, quella che nasce all'inizio del XVIII secolo, nel Settecento, ne è proprio un prodotto perfetto, perché finita quel momento drammatico della rivoluzione cromwelliana e del accorciamento del povero Carlo I, che è stato l'unico re decapitato in Inghilterra, finito quel periodo post-rivoluzionario al momento cromwelliano, si va a comperare un re all'estero e vanno a prendere un olandese che sarà il re Orange Nassau, che diventa il primo Guglielmo inglese, che diventa re d'Inghilterra. Poi, siccome per fatti di famiglia la cosa finisce con l'esaurirsi, con l'ultima regina che è Anna, non hanno più eredi e vanno alla ricerca di un erede in acquisto da qualche parte, cioè come per trovare un nuovo capo di gabinetto, un nuovo presidente di una società. Girano tutta l'Europa e alla fine scelgono questo curioso personaggio, che sarà poi Giorgio I della casa di Hanover, principe elettore di Hanover, che e arriva in Inghilterra a diventare nel 17, non impara mai bene l'inglese, eh? Infatti gli inglesi non lo tollereranno più di tanto, e poi lui a un certo punto se ne torna a Hanover e muore lì. Ma inizia il ciclo dei Giorgio, che fanno del XVIII secolo inglese e di Londra in modo particolare uno dei luoghi più civili della storia dell'umanità. Inizia grazie a un crucco, cioè un tedesco che è arrivato lì. Il crucco aveva, a mio parere, una spia a sua disposizione, perché altrimenti non si spiegherebbe fino in fondo questa mutazione. Cioè, 3 anni prima che lui vada a ricoprire il ruolo, quando già cominciava ad annusare che la faccenda andava a finire più o meno sulla sua testa per metterci la corona, manda un bravissimo musicista che si era formato in verità a Roma, così torniamo alla nostra serata precedente, prende questo bravissimo musicista come, a mio parere, come agente segreto, una sorta di James Bond musicale, che si chiama Georg Friedrich Händel. Händel arriva in Inghilterra
e comincia a mescolare il suo modo di vedere, di sentire musicale, che è un po' tedesco, è un po' luterano, però non è quello severo del suo contemporaneo Giovanni Sebastiano Bach, che fa una vita ben diversa, cioè mentre Giovanni Sebastiano Bach tenta di far cantare il meglio possibile un gruppo di disperati a Leipzig, quelli che vanno di domenica in chiesa, e lui, anche se non cantano bene, li tiene lo stesso, li vuol bene, e poi dopo per sfogarsi va a casa, fa figli e ne fa una quaterva, però diventa in un qualche modo il più grande architetto della storia della musica occidentale. In quel luogo disperato Handel ha una vita molto più fortunata, ha già avuto un successo formidabile a Roma, è stato protetto dal cardinale Ottoboni, abbiamo parlato l'altra volta, entra in contatto col mondo scarlattiano, se ne va a Londra, e a Londra si mescolerà con un'altra parte del mondo britannico, che però ha un'eredità inglese già esistente, che è quella del barocco totale, perché noi spesso pensiamo che il barocco non sia britannico, invece esiste una cultura barocca in un qualche modo molto particolare che si forma nel 600 in musica e della quale abbiamo un po' dimenticato le tracce, perché è quella purcelliana. Questi piccoli giochi che vi faccio fare, come l'ultima volta abbiamo fatto il gioco di ripetere due volte la stessa cosa che sentivamo, oggi abbiamo inventato un altro gioco, che è quello di prepararsi a un concerto cercando una preparazione psicologica, linguistica e di storia della musica attraverso questa macchina formidabile che è internet, alla quale manca solo una guida, perché uno c'è dentro tutto ma non si capisce mai come muoversi lì all'interno. Fo questa premessa perché io in teoria faccio lo storico delle arti visive, e la storia della pittura, dell'architettura, della scultura in un qualche modo è facilitata dal fatto che esiste una scuola di storia dell'arte lunghissima e antica. La storia della, una storia della musica non si è ancora fatta, è una roba tutta ancora da inventare, e io vi ringrazio per farci da cavie queste sere, vi faccio un applauso, perché in fondo... La vera gioia che mi dà questo esperimento bolognese, oltre alla fortuna di incontrare delle voci e degli strumentisti così carine come quello che avevo stasera, che è già una fortuna, varrebbe il viaggio già solo di incontrare loro, però la vera gioia che mi offre questa opportunità bolognese è di fare una prima sperimentazione, forse mai stato fatto prima, di un tentativo di storia della musica come storia della musica collegata alla storia delle culture, alla storia delle popoli, alla storia della politica, che è fondamentale, altrimenti tutto si equivale. Infatti anche questa piccola richiesta che ho fatto agli organizzatori di mettere contro le abitudini le date delle cose che sentiamo è importantissima, è una cosa che non si fa mai ma serve per poter collocare ciò che ascoltiamo, e questo ci permette anche poi di entrare nel gioco complessivo, perché questa Inghilterra poi comincia ad attirare, arriva il Handel, poi arrivano tutto un gruppo di italiani, esatto, adesso vanno a fare la pizza, ma allora venivano a fare la musica, c'è tutto un gruppo di italiani che l'influenza, infatti quello che compone l'inno quello Rule Britannia è uno che ha sposato la figlia di un musicista italiano ed è influenzato a sua volta da un altro musicista italiano, tra l'altro Forlì, a dire la verità, che è una cosa che dovrebbe pure fare un certo piacere, perché non è mica qualsiasi, cioè il fatto che quel mondo lì nasca da Giovan Battista Ciri, poco noto musicista di Forlì, che riesce ad influenzare in un modo molto serio la musica inglese, dopo che un altro musicista italiano, che era il Francesco Gelomini, quello venuto da Roma, che è il primo che comincia a cambiare anche la pratica musicale locale, ci fa riflettere sull'Inghilterra d'oggi. Allora, questo è il mondo che si articola, però va a finire questa storia che inizia negli anni 20 del XVIII secolo, va attraverso tutto il XVIII secolo, quando Londra diventa da una città in un qualche modo abbastanza rude e triste, quella post-puritana del 600, poco allegro, poi è una città che ha subito anche il grande incendio del 1666, viene praticamente integralmente distrutta e ricostruita su dei parametri puritani olandesi, per quello che le case inglesi in mattoncini
sono uguali a quelle che trovate nei quadri della pittura olandese del Seicento. Questa Inghilterra che rinasce diventa in un attimo la città più cosmopolita d'Europa, diventa straordinario, cioè si formano i primi circoli, questi club bizzarri di buon temponi, ce n'è uno molto importante dove la prova d'ammissione era la capacità di bere, uno doveva reggere a tantissimo vino e dopodiché doveva fare un viaggio in Italia. Fatto il vino, fatto in Italia, tornava nel club, sono i fondatori della Royal Academy. La Royal Academy di Joshua Reynolds avrà una serie di membri pittorici che vengono dall'Italia, dalla Svizzera, dall'Austria, cioè l'Inghilterra diventa il luogo più cosmopolita d'Europa nel Settecento. E ovviamente arriva anche chi? Uno straganzo, tra l'altro sono artisti quelli che arrivano, che fanno delle fortune che nel resto d'Europa non sono immaginabili, perché arriva anche l'ultimo dei figli di Giovanni Sebastiano Bach, Johann Christian, che si è formato un po' con il fratello, è molto importante, con Philippe Emanuel, perché Philippe Emanuel fa una grande invenzione nella musica che si chiama l'empfindliche Musik, la musica del sentimento, cioè è il primo che mette proprio tutte le viscere sulla tastiera, cioè è il primo che comincia a rompere il sistema barocco e a dire molto di più della ritmica e del contrappunto, conta il deliquio, è il primo che comincia a sciogliere la musica fino in fondo, e suo fratellino che si forma da lui, Johann Christian, andrà poi a fare l'organista a Milano, diventa un solido organista milanese, passa a Bologna, per quello che gli vogliamo bene, se no non ne parleremo questa sera, passa a Bologna, si forma ulteriormente a Bologna e va in Inghilterra. Va in Inghilterra dove diventerà uno dei protagonisti di questa musica molto più sentimentata, se la parola si può usare, un brutto neologismo, ma sentimentale non mi piace, mi piace più sentimentata in questo senso, di cui adesso sentiamo un esempio perfetto che riprende parte del gusto delle follie imparate in Italia prima. Prego. Thank you.
ottima introduzione a questo gioco del sentimento, di cui diventa invece un interprete, lo era già da prima, cioè lo anticipa, un interprete formidabile che è Friedrich Händel, perché diventa uomo di teatro, ma non diventa uomo di teatro come si potrebbe immaginare oggi, diventa proprietario di un teatro, cioè diventa socio di un teatro, e questo teatro viene poi protetto dalla Casa Reale stessa, cioè fa una carriera folgorante. Mi piace sempre questo paragone dei due, uno sostanzialmente scapolo tutta la vita, che è Friedrich Händel, anche perché nutriva per il mondo femminile un interesse vicino alla repulsione, per non dirgli più, mentre il suo collega disperato aveva avuto anche due mogli, cioè dalle parti di Leipzig aveva una vita molto più normale, banale, regolamentata. Händel diventa, era trattato anche male perché era ingrassato molto, era ingrassato, mangiava, ma si è ingrassato molto. Ci sono delle caricature britanniche che chiamano the German Pig, il maialone tedesco, un po' per le abitudini sessuali, un po' per l'alimentazione, però rimane un genio assoluto perché assorbe un'altra idea della cultura barocca, questo lo rende fantastico, e ha per la sua musica una tale passione che morirà alla tastiera dell'organo. Troc. A un certo punto fa un botto, storia formidabile, grande film. A me dispiace che non facciano i film su questi personaggi perché sarebbe costoso da fare, però un film come Barry Lyndon fatto su Georg Friedrich Händel, a mio parere, avrebbe un successo straordinario. Allora, lui è il promotore di quell'altro gioco del sentimento, perché mette insieme l'animo germanico, che tende naturalmente al sentimentalismo anche un po' sciolto, e lo mescola però con questa formazione estetica italiana e con quella cosa che abbiamo visto prima, che è una radice britannica. Tutto questo messo insieme ne fa Dolce pur l'amor l'affanno, che sentiamo adesso, e che è una delle tantissime cantate. Lui ha fatto una quantità infinita di cantate per opera. Thank you.
avete capito adesso perché ci sono stati i Beatles del XX secolo. E tutto inizia lì, cioè se no sarebbero rimasti con le cornamuse, eh? Cioè non avrebbero fatto i passi avanti, hanno trovato dei clavicembali fantastici e soprattutto si forma una società che rispetto al resto d'Europa è una società mista fantastica, cioè la nobiltà rimane nobiltà perché in Inghilterra la nobiltà non c'è niente da fare, cioè, però si arriverà addirittura ad un certo periodo della storia inglese a distinguere la società in ben 11 classi e sottoclassi diverse, una cosa, una meccanica che neanche la Cina ha raggiunto, quasi come quella della Cina, però è una società aperta. Questa società aperta avrà dei personaggi straordinari, pensate, se andatevela a cercare, cos'è la città di Bath e lo sviluppo della città di Bath con il grande crescente e con questo tipo bizzarro che ha il diritto di organizzare la vita sociale di una società intera a metà del Settecento, che è il famoso Bonat. Il Bonat inventa vita chiunque purché giochi alle carte e spenda soldi, cioè diventa fondamentale partecipare al gioco di società. Si comincia a stare nei castelli e nelle proprietà, nelle estates, fuori in campagna, a sfruttare il contadino, ma si deve godere a Londra o a Bath. Cioè, e questo forma una società completamente diversa, è una società capace di attirare costantemente gente da ovunque. Appunto, dicevo prima, la Royal Academy nasce in quegli anni con tutti i pittori d'Europa e migliori che vengono a lavorarci. E nello stesso momento i musicisti arrivano tutti lì, di ogni genere, e arriva anche un austriaco abbastanza già maturo allora, che è Haydn. Haydn arriva lì, ha il suo successo e poi chiama al telefono un vecchio suo amico che è Leopold Mozart e dice: già che vieni a fare un giro anche tu. E Leopold Mozart si porta presso il bambino che allora ha 7 anni, che ha 7 anni, non ha ancora compiuto 8 anni, che è Wolfgang Amadeus. E Wolfgang Amadeus, che è una roba inspiegabile, perché non è un essere umano, è una spugna che suona, cioè ha questa sorta di benedizione degli dèi che gli consente di aspirare tutto quello che c'è in giro nel mondo in cui circola. Arriva a Londra e da bambino scopre questo sentimento della musica che vive allora in Inghilterra e non esiste, un pochettino forse solo nella ultima Francia della musica di Rameau, di quei signori un po' decadenti che aspettano che venga fatta la ghigliottina il più presto possibile per cambiare il modo di vivere. Ma in quel mondo lì ci sono un po' di segnali francesi. L'Italia comincia lentamente a esaurirsi, quella romana. Ci sono ancora delle tracce di sentimento acuto in ambito veneziano, ma non hanno più quel simbolo. Lui trova a Londra, questo ragazzino, il sentimento obbligatorio. E a 8 anni scrive un piccolo libricino che è London Skizzenbuch, no? Il libro degli appunti di Londra. Forse non lo scrive lui, lo scrive papà, lui fa la musica, papà lo scrive, non lo sappiamo, io non c'ero. Comunque a quell'età li fa e devo dire che sono delle incredibili delizie di sentimento, nelle quali però ritroverete una cosa carina, interessante, molto significativa. Questa ritmica cadenzata che è quella che c'era già in Purcell, che è quella che riprende Handel e che è quella che torna fuori in lui e che poi lui esploderà alla grande quando un po' più grande diventerà il genio dell'opera europea. Prego. Thank you.
sentimento all'età di 7 anni, è un messaggio per tutte le educatrici, quando gli danno da fare invece giochettini un po' non del tutto svegliissimi con le cartoncine. E poi vabbè, è vero che era un'epoca leggermente diversa, che quello lì era un genio, ma è anche vero che si diventa più facilmente geni se, come una pianta, si è piantati nel terreno adeguato. Probabilmente negli stessi anni l'avessero mandato in Svezia, veniva diverso, un po' più freddo. E questo ci riporta ancora all'Händel di prima, che un po' uno dei promotori di questa mutazione inglese, e che in fondo ha lasciato una delle arie più straordinarie, che è quest'aria di pathos, la dichiarazione ufficiale, una cosa che fino ad allora quasi non c'era mai stata nella musica, la legittimazione del pianto nel Rinaldo, del pianto per amore.
che piange la libertà è la storia del femminismo in Occidente. Ma lo dico in modo serio e scherzoso al contempo, perché vi spiega la mutazione del ruolo dell'individuo rispetto alla società che avviene in quell'Inghilterra del XVIII secolo. Vi spiega gran parte della pittura di quegli anni, di una ritrattistica libera di queste signore che diventano assolute protagoniste della loro esistenza e della società nella quale si muovono. È, tutto si tiene, cioè la società, il modo di rappresentare la sua pittura, la sua letteratura di quegli anni, cosa non diventa la letteratura emancipatoria britannica del XVIII secolo, e la sua musica. È quello che rende la musica interessante, perché si fa prima ad ascoltare che a leggere quattro libri in fila. È molto più rapido e si percepisce molto più velocemente. Complimenti ancora. Abbiamo finito il nostro programma. Io ringrazio loro, no, loro meritano un applauso diverso, io me ne vado, adesso loro fanno l'applauso vero per loro, spero che questo piccolo contributo a capire quel XVIII secolo e anche a dire agli inglesi, guardate, giuro, fanno parte dell'Europa, loro non lo sanno perché ascoltano poco la musica di Handel. Se l'ascoltassero di più, guardassero i quadri di Gainsborough e di Sir Joshua Reynolds, sapessero ancora cos'è la grande, cos'è la storia della Toklas, cioè cos'è la letteratura di quegli anni, forse sarebbero più europei. Noi intanto continuiamo ad esserlo, almeno io parzialmente, mi tocca, non posso farne a meno, mi hanno fabbricato così, sono come Jessica Rabbit. Buona serata.